Cari amici, nella puntata di oggi andrò a recensire un album uscito, diciamo, di recente, un album di una band che amo da sempre, che stimo veramente dai loro primi passi svolti appunto nella musica. Sto parlando dei grandissimi e brasiliani Sepultura, l'album uscito il 7 febbraio 2020 per Nuclear Blast. Dal titolo Quadra, è un disco che sicuramente, come appunto discutendo con amici, è un disco che ha rivisto i Sepultura fare qualche passo indietro e tornare ai loro fasti, quelli che tutti ben conosciamo. Appunto, nel disco, in questo quadro, ci sono rimandi assolutamente ad album quali Arise, Chaos AD, Believe Remains, però ovviamente il tutto, diciamo, riportato in chiave odierna. Un album che alcuni ragazzi mi avevano consigliato e devo dire li ringrazio perché non sono rimasto assolutamente deluso, anzi sono rimasto positivamente colpito da questo Quadra. Io direi che prima di iniziare appunto con questa mia recensione, perché come sapete all'interno del mio contenitore YouTube si parla di recensioni, di reazioni, di impressioni, sia di canzoni singole come è stato appunto per il brano con il featuring di Ozzy Osbourne, ma anche appunto di album per intero, come appunto nella puntata di oggi con il nuovo album di Sepultura, che tra l'altro è il 15° studio album. Nel mentre ci andiamo ad ascoltare Means to an End. Io metto le cuffie perché in cuffia, se già è un disco potente, ma in cuffia è devastante. Assolutamente più che in forma, grandissimi Sepultura, questa è Means to an End. Devo dire da questi primi ascolti che mi ha convinto molto, anzi ragazzi vi invito a farlo, a scrivermi intanto, a iscrivervi al mio canale, poi a interagire perché è bellissimo appunto interagire con voi, anche commentando un po' che ne avete pensato sia del disco che anche della prova di Derrick Green. Io devo dire la verità, mi ha davvero convinto molto. Alcuni parlando, alcuni amici mi dicono sì, però non è Max Cavalera. Io sono un grandissimo estimatore di Max Cavalera, io credo che abbia contribuito in maniera importante alla crescita del metal estremo, però ultimamente se lo amavo davvero molto nelle sue prime performance, ultimamente credo sia sott'occhio di tutti che ha perso un po' di smalto, cosa che non mi sento di dire assolutamente per quel che riguarda Derrick Green. Tra l'altro, con i miei Sadist abbiamo avuto l'opportunità di condividere il palco diverse volte con i Sepultura e in tutta onestà, ogni volta che abbiamo appunto condiviso il palco con loro, la prova di Derrick Green era stata veramente più che convincente. Quindi non mi sento di fare nessuna critica a questo cantante che senza troppi fronzoli si presenta sul palco in maniera molto semplice, però poi il suo lavoro lo fa sempre molto molto bene, lo fa assolutamente con tanta passione. Tra l'altro un aneddoto divertente, suonavamo proprio con Sadist al Metal Camp dove suonavano appunto anche Sepultura. Nel pomeriggio ci siamo trovati a fare quattro chiacchiere con Andreas Kisser e con Derrick Green, rispettivamente, come ben sapete, chitarrista e membro fondatore della band e cantante della band Sepultura. E
parlando appunto con Andrea Schisser, lui si ricordava di questa band death metal nei primi anni 90, questa band italiana, appunto eravamo noi con Sadist, noi gli abbiamo regalato una maglia, abbiamo omaggiato appunto per questa piacevole chiacchierata della maglietta, e lui la sera, quando è stato il momento di salire sul palco anche per il Sepultura, lui la sera ha vestito la maglia Sadist sul palco, quindi per noi è stata veramente una cosa carina, ci ha fatto un regalo, è stato un motivo di orgoglio comunque vedere sul palco Andrea Schisser con la nostra maglia. Means to an End, il videoclip dei Sepultura, ovviamente anche questo brano, se comprate il disco come ho fatto io, lo troverete appunto all'interno dell'ultimo album, ultimo e quindicesimo studio album per Sepultura, dal titolo Quadra. Come dicevamo prima, qualche amico appunto mi diceva: guarda, hanno fatto dei passi indietro, il disco è pazzesco, assolutamente concordo, appunto amici mi dicevano che ricorda molto Arise, sarebbe questo bellissimo album che io custodisco gelosamente in vinile, veramente un grande disco che tutti noi amiamo, lo so ragazzi, alla follia. Comunque Arise 1991, Quadra l'ultimo album 2020. Veramente pazzesca anche la sezione ritmica, Paolo Junior, altro membro fondatore di Sepultura, e il grandissimo Casagrande dietro le pelli, veramente assolutamente una garanzia, veramente pazzeschi. Io direi che per questa video recensione siamo arrivati al termine, non voglio ovviamente tediarvi oltre, l'appuntamento è per la prossima puntata. Come detto prima, se non l'avete ancora fatto ragazzi, mi raccomando, fatelo, iscrivetevi al mio canale YouTube e soprattutto interagite con i commenti, perché mi fa piacere sapere, io so quello che penso degli album, dei brani, ma mi fa piacere sapere anche il vostro giudizio. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e come sempre in alto il nostro saluto.